particolari sull'attacchino pestato a sangue a Ragusa, spunta una nuova figura. Con Angelo Pulino c'era un secondo attacchino vittima di pesanti minacce. Si procede a tappe forzate per l'aeroporto di Comiso. Questa mattina a Comiso, seduta del Consiglio per approvare la convenzione inviata dal Ministero dell'Economia. Difficile situazione dell'AMIU per la montagna di debiti accumulati dalla municipalizzata di Gian Urbana Vittoria. MDT chiede al prefetto di intervenire. Taglio agli sprechi all'interno di Palazzo dell'Aquila. Il commissario del comune di Ragusa, Margherita Rizza, manda a casa 4 dirigenti su 6. Il Ragusa Calcio non riesce ad andare oltre il pareggio di 2-2 sul campo di Ribera. Il derby Comiso Modica termina invece tutto a favore dei Tigrotti, che vincono fuori casa 3-1. Buon pomeriggio, bentrovati con la prima edizione del telegiornale dalla redazione di Video 1. In apertura c'è la cronaca, lo avete sentito dai titoli. Melina Carrubba, candidata di Italia dei Valori all'ARS, questa mattina ha chiarito in conferenza stampa quanto accaduto venerdì scorso al suo attacchino pestato a sangue. Si preannuncia una guerra tra i candidati, sentiamo. Angelo Pulino, l'attacchino di Melina Carrubba, candidata all'ARS, versa ancora in gravissime condizioni al Cannizzaro di Catania, dove la prognosi rimane riservata. Pulino, 47 anni, modicano, non avrebbe mai ucciso una mosca. Lo hanno descritto come un uomo umile. Angelo Pulino, disoccupato con gravi problemi di salute, è in cura all'ISMET di Palermo e non era solo a Ragusa, in piazza Egea, quando l'attacchino pregiudicato l'ha pestato a sangue, mandandolo in coma. Con lui c'era un altro attacchino di IDV di 30 anni, modicano, che sarebbe stato anche minacciato dall'attacchino aggressore di 25 anni, ragusano, sposato, già pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio. Quest'ultimo, secondo le sue dichiarazioni spontanee, dopo un alterco per contendersi la fissione di manifesti elettorali, ha colpito con un pugno Angelo Pulino, che è finito a terra battendo violentemente la testa, ma all'ospedale civile il suo stato di salute è degenerato, tant'è che è stato disposto il trasferimento a Catania. L'aggressore, che era in compagnia della sorella, anche lei pregiudicata, è stato denunciato per lesioni gravissime dalla sezione volanti. Adesso si parla di paura, paura di questo aggressore verso i testimoni, perché Angelo è in ospedale ed è in coma farmacologico, ma ci sono stati parecchi testimoni a me vicini, perché giustamente Angelo si accompagnava con una persona sempre a me vicina, e questa persona è agitata, ha avuto anche già delle minacce, quindi qua si sta parlando di un continuo, che si sta continuando un qualcosa. Dalla segreteria di Nello Di Pasquale, il candidato di Crocetta, ci tengono a chiarire che l'attacchino non è stato arruolato dal candidato, ma l'aggressore lavora per affiggere i manifesti dei candidati di tutta la provincia. Di Pasquale ha comunque espresso anche solidarietà alla vittima dell'aggressione. Secondo la CGIL occorre un provvedimento straordinario per l'intera provincia, che affidi, come prescrive la legge, il servizio di affissione agli appositi uffici comunali o alle agenzie pubblicitarie abilitate a svolgere il servizio, così come avviene in altre regioni dell'Italia. La Carrubba poi ha anche parlato del suo esordio in politica, dei suoi punti del programma a cui intende dare priorità. E dalla cronaca passiamo alle infrastrutture. Si procede a tappe forzate per l'aeroporto di Comiso. Questa mattina a Comiso, seduta del Consiglio Comunale convocato con gli estremi d'urgenza per esaminare ed approvare la convenzione inviata dal Ministero dell'Economia. La seduta è ancora in corso. Per noi a Comiso c'è la collega Francesca Cabibbo. Francesca, a te. Sì Giovanna, proprio come dicevi tu da studio, il Consiglio Comunale ha approvato questa mattina la convenzione con l'ENAV e l'autorizzazione alla Giunta all'utilizzo dei fondi che sono stati messi a disposizione dalla Regione Siciliana. Ricordiamo, sono fondi vincolati dalla Regione Siciliana per la destinazione ben precisa, vale a dire il servizio di assistenza al volo nell'aeroporto di Comiso. Il voto è arrivato alle 13:22 minuti, dopo un'ora e mezzo di dibattito, che ha avuto anche dei momenti particolarmente caldi, come durante l'intervento del consigliere Fianchino, che ha duramente criticato la Giunta e il sindaco Alfano per l'operato di questi mesi, ha attribuito soprattutto alle battaglie condotte dal deputato regionale Pippo
Francesco Di Giacomo il merito di questo risultato che finalmente il Comune può incamerare. Diversa ovviamente l'opinione del sindaco Alfano, che in apertura di seduta aveva presentato un lungo excursus riguardante appunto questi lunghissimi mesi di attesa. Scaramucce verbali, toni molto alti, ma che si sono subito sedati. Tutti i gruppi presenti in aula hanno comunque unanimemente dichiarato la volontà di votare il provvedimento, che infatti è stato votato all'unanimità dei presenti, cosa che ovviamente accade molto raramente nel Consiglio Comunale di Comiti. È accaduto questa mattina alle 13:22 minuti con il voto sulla convenzione, che ora potrà essere stipulata nei prossimi giorni. Domani è convocato il CDA di Soaco, nel frattempo il sindaco Giuseppe Alfano insieme al presidente Di Bernardo andrà a Roma alla sede dell'ENAV per mettere a punto gli ultimi dettagli, e la firma dovrebbe arrivare nell'arco di 10 o 15 giorni al massimo. Siamo ormai al via libera, al rush finale per l'aeroporto di Comiso. E da Comiso io restituisco la linea allo studio. Grazie Francesca per il tuo intervento. E anche il deputato nazionale del PDL Nino Minardo interviene sulla vicenda. È un fatto importante, scrive, che l'onorevole Musumeci, candidato governatore, primo fra ogni altro, abbia su sollecitazione del sottoscritto inserito l'apertura dell'aeroporto di Comiso come priorità del suo mandato e che indichi questo anche sul suo sito, scrivendo della sua volontà di chiedere fondi al governo nazionale per attivare il nostro scalo a lunga scadenza. E continua la campagna elettorale anche per il candidato modicano all'ARS Mommo Carpentieri. Questo fine settimana è servito per acquisire altre istanze da parte dei cittadini e rilanciare la propria candidatura insieme alla gente. Punto centrale infatti di Carpentieri è l'unione tra l'elettore e l'eletto, anche a conclusione della campagna elettorale. Il candidato per il PDL Carpentieri infatti punta sia sulle grandi infrastrutture ma anche sui progetti a breve termine, dicendo no al clientelismo e proponendo nomi nuovi all'interno della politica. Carpentieri ha anche comunicato il proprio programma elettorale nel corso di un incontro con il Comitato Ristretto di Lavoro che si è tenuto la scorsa settimana. Incontro servito anche a prendere visione dei tanti sostenitori non solo del PDL ma della candidatura di Mommo Carpentieri. Adesso ci spostiamo al comune di Ragusa, dove il commissario straordinario Margherita Rizza ha tagliato drasticamente le spese riducendo il numero dei dirigenti, che è passato da 6 a 4. Sentiamo. Ad appena due settimane dall'insediamento, il commissario straordinario del comune di Ragusa, Margherita Rizza, ha già iniziato il processo di rivoluzione che forse solo un commissario poteva attuare. Rizza ha praticamente tagliato i gradi funzionari del comune di Ragusa, creando per la verità un po' di confusione, ma certamente anche un bel po' di risparmio per l'ente. Nell'urbanistica ha cancellato il nome e quindi l'incarico di Ennio Torrieri. Rosario Spata ritorna al suo incarico precedente di ufficiale della Polizia Municipale, ma non più come comandante. Ritornano anche gli incarichi precedenti, senza la mansione di dirigente, anche a Elide Ingallina, Totti Scifo e Nuncio Mirabella. L'urbanistica e la carica di comandante della Polizia Urbana vengono affidate ad interim a super dirigente Scarpulla, già ingegnere capo e uno dei pochi dirigenti in possesso di un contratto a tempo indeterminato. Lo stesso contratto anche per Santi Di Stefano, che invece si occuperà di turismo, cultura, sviluppo, e Franco Lumera, che avrà la segreteria generale e altre mansioni che riguardano i contratti del personale. Blindati anche gli incarichi di Colosi e Lettiga nel settore dei lavori pubblici e dei centri storici. La signora Pagotto resterà in carica solo fino alla fine del mese prossimo, giusto il tempo per esplicare il concorso di ragioniere capo. Un duro colpo quello di mandare a casa 4 dirigenti su 6, ma che ci voleva, visto che non pochi all'interno di Palazzo dell'Aquila godevano di emolumenti esagerati ed assolutamente non adeguati alle reali mansioni svolte. Torniamo adesso alla cronaca. Perpetrato un furto stanotte nel deposito della Parmalat, nella strada che da Vittoria conduce a Gela. Trovata la refurtiva, ma dei ladri si sono perse le tracce. Sul posto anche la polizia scientifica. Sentiamo.
Stanotte è stato perpetrato un furto all'interno del deposito della Parmalat sulla Vittoria Gela. Ai ladri interessava rubare il gasolio contenuto all'interno di una tanica in plastica sequestrata lo scorso anno dalla Guardia di Finanza perché utilizzata come deposito abusivo di carburante agricolo. I ladri sono riusciti a rubare la tanica contenente 2000 litri di carburante e a fare perdere le proprie tracce. Intorno alle 7 di questa mattina i poliziotti di Vittoria hanno recuperato la tanica vuota in una strada laterale vicino al deposito Parmalat, ma dei ladri nessuna traccia. L'obiettivo era infatti principalmente rubare solo il gasolio. La polizia di Vittoria sta continuando le indagini anche con la scientifica che si è recata sul posto per rilevare eventuali tracce o impronte. All'interno del deposito sono installate le telecamere di videosorveglianza, ma non registrano, fattore che renderà più difficoltosa l'identificazione dei responsabili. Controlli straordinari del territorio di Vittoria e Modica da parte dei carabinieri per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nelle zone più frequentate dai giovani. Il bilancio dei controlli nel servizio. Dovrà scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione Raffaele Cirnigliaro, vittoriese di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine. I fatti risalgono nel novembre del 2002 e maggio del 2003. Secondo il capo di imputazione, l'uomo che operava a Vittoria per conto di una ditta ragusana avrebbe costretto alcuni cittadini albanesi a pagargli una tangente, circa 2.500 euro, per formalizzare un contratto di lavoro, peraltro fittizio, all'ufficio territoriale del governo per il rilascio del permesso di soggiorno. Le vittime sarebbero state circa 12 albanesi. Cirnigliaro era stato arrestato il 28 ottobre dell'anno scorso, dopo 2 giorni fu ammesso ai domiciliari, mentre il 10 dicembre era stato scarcerato. Questo fine settimana i carabinieri di Vittoria lo hanno arrestato in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. Dovrà scontare la pena residua di 3 anni e 10 mesi di reclusione con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. È ritenuto responsabile per i reati di estorsione continuata e tentativo di estorsione. Cirnigliaro è stato condotto nel carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Eblea. Parliamo ancora dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine. Sono state levate 20 contravvenzioni al codice della strada, decurtati 10 punti dalla patente di guida, sequestrati 3 mezzi e ritirate 2 patenti. Durante il weekend appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Vittoria hanno sorpreso un pluripregiudicato alla guida della propria autovettura, privo però della patente perché revocata. Un rumeno di 22 anni è stato bloccato con uno scooter, risultato rubato. Un vittoriano è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed è stato denunciato perché non trovato in casa negli orari previsti. A Comiso un modicano di 37 anni pregiudicato ed un comisano di 36 anni sono stati denunciati per furto all'ipermercato Le Dune di un sacchetto di spesa alimentare della borsa contenente 600 euro trafugata dal sedile posteriore di una casalinga mentre la stessa la guida stava uscendo dal parcheggio. Ad Acate un tunisino di 25 anni è stato deferito perché trasportava illecitamente plastica dismessa. Una cadese di 26 anni guidava l'auto senza la copertura assicurativa e la patente. Sono stati segnalati inoltre alla prefettura di Ragusa per detenzione per uso personale di droga un tunisino di 23 anni e un vittoriese di 22 anni e un marocchino di 35 anni. Adesso ci spostiamo a Vittoria, dove la difficile situazione dell'AMIU, la montagna di debiti della municipalizzata di igiene urbana, è stata al centro di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina. Il Movimento Territoriale Democratico chiede al prefetto di intervenire. I dettagli nel servizio. Il Movimento Democratico Territoriale chiede al prefetto di Ragusa un'ispezione sull'attività della Giunta e del Consiglio Comunale di Vittoria. Preoccupa la delibera approvata la scorsa settimana che avvia la liquidazione dell'AMIU. Il Consiglio, secondo il capogruppo Giovanni Lombardo, avrebbe dovuto fissare le linee guida per la liquidazione, ma la proposta è stata respinta dalla maggioranza, oltre che dal gruppo di Selle. E si tratta, secondo Lombardo, di un adempimento espressamente previsto dal Codice Civile, invece il Consiglio non lo ha fatto. Lombardo lo ricorda nel corso della conferenza stampa che ha tenuto questa mattina insieme ad Aiello e ad altri esponenti del gruppo, sguardo e riflettori puntati sulla situazione debitoria dell'azienda. L'AMIU dovrebbe avere un debito che sfiora i 17 milioni di euro, ma non è ancora chiaro, secondo Lombardo, se questa somma comprende anche la cartella esattoriale di 10 milioni di euro che è già arrivata qualche mese fa al Comune. Pare che non sia così.
In tal caso il debito crescerebbe in maniera esponenziale. In più il Comune deve a sua volta una somma ingente pari a 12 o 13 milioni di euro all'AMIO. Debiti che si sommano e si ridono a vicenda, ma che comunque disegnano una situazione in cui emerge drammaticamente la difficoltà economica del Comune, che secondo Lombardo, alla luce di questi fatti, è ormai sull'orlo del dissesto finanziario. E il Consiglio ha respinto un emendamento di Giovanni Moscato teso a chiedere una relazione dei liquidatori sulla responsabilità di ciò che è accaduto nella municipalizzata di Igiene Urbana. E Aiello rincara la dose parlando senza mezzi termini di una situazione gravissima. I debiti dell'AMIO, che c'erano anche negli anni precedenti ma rimanevano al di sotto di una soglia fisiologica, ora a suo parere si sono accresciuti a dismisura. E a Modica una chiesa gremita di gente ieri pomeriggio ha accolto il nuovo parroco della parrocchia del Sacro Cuore. Si tratta di Don Nunzio Di Stefano, che ha guidato per 10 anni le due parrocchie di San Pieri e Cavadaliga. Don Nunzio Di Stefano Ascicli ha ricoperto anche il ruolo di vicario foraneo. La nomina è stata annunciata circa un mese fa dal vescovo di Noto, Monsignor Staglianò. Numerosi fedeli che ieri hanno assistito alle celebrazioni. Don Nunzio prenderà il posto del parroco Salvatore Giordanella. Negli anni Don Nunzio, come detto, dai parrocchiani di San Pieri e Cavadaliga, è riuscito a fare crescere il numero dei fedeli grazie alla sua eccezionale testimonianza di fede, amore e dedizione al suo essere sacerdote, chiamato a condividere le gioie e le fatiche dell'attività pastorale senza considerazione di tempo e di spazio. Una nuova scuola di inglese a Modica è stata inaugurata ieri in via Sacro Cuore, si chiama English Matters e prevede corsi di Trinity e Cambridge. Le lezioni sono rivolte sia agli adulti che ai bambini. La scuola è aperta tutti i giorni e i corsi si alternano in diverse ore della giornata. Le lezioni saranno tenute da esperti di madrelingua inglese. Sentiamo l'intervista fatta ad una delle insegnanti di questa scuola. Pat Eggleton, e sono di Cardiff, nel Galles, e abito in Sicilia da 7 anni e mi piace tanto. Da tutta la vita sono professoressa di lingue e ora sono contenta di aprire una scuola di inglese qui a Modica per tutti voi. Facciamo corsi Trinity, corsi di Cambridge e possiamo anche fare corsi per ditte, corsi per alberghi, tutti i corsi di cui avete bisogno. E stasera sono molto contenta di fare la grand opening, l'inaugurazione della scuola. E venite a trovarci qui a Modica. E sempre a Modica sono richiesti interventi urgenti per il rifacimento della segnaletica orizzontale e maggiore sicurezza in via San Benedetto da Norcia. Lo ha chiesto il consigliere comunale di Modica dell'UDC Massimo Puccia. Quest'ultimo denuncia che il marciapiede davanti alla scuola San Benedetto, transennato da oltre un anno, non è stato ancora liberato, minacciando l'incolumità pubblica. Puccia chiede all'amministrazione di intervenire urgentemente per il rifacimento della segnaletica orizzontale per consentire il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza, evitando di camminare per strada con il rischio di essere investiti da qualche auto. Siamo allo sport, tracciamo il quadro della domenica calcistica con le gare disputate dalle squadre iblee. Spicca il successo del Modica nel derby contro il Comiso. Sentiamo i dettagli. 2-2 sul campo del Ribera. Il Ragusa continua la striscia positiva, ma stavolta non riesce ad andare oltre il risultato di parità. Un risultato comunque prezioso per la squadra di Peppe Anastasi, perché conquistato contro una squadra coriacea che sul proprio terreno regala poco o nulla e che è stata giocata su un campo in terra battuta, uno dei pochi sopravvissuti nella Serie D. E ancora più prezioso perché il Ragusa è stato costretto a giocare in 10 per metà partita per l'espulsione al 45esimo di Raimondi. Insieme a lui sono stati allontanati anche l'allenatore ed il DS Franco Cassarà. Ragusa in vantaggio con Foderaro, raggiunto e superato dal Ribera, poi il gol dell'importante pari esterno che viene siglato da Panatteri. Ragusa al quinto posto con 11 punti.
Nel campionato di eccellenza il Modica si è aggiudicato ieri il derby contro il Comiso ed è il terzo successo del Modica sui Verdarancio, battuti anche nelle due gare di Coppa Italia. Eppure era stato il Comiso a trovare per primo il gol del vantaggio con Cinirella, ma il Modica senza strafare è riuscito a recuperare andando a segno con Porzio e poi con una doppietta di Tiralongo. La squadra della Contea era scesa in campo priva di Filicetti che si era fatto male nel prepartita. Nell'anticipo di sabato il Vittoria aveva pareggiato sul terreno dell'ACI Sant'Antonio per 0-0 e il Vittoria continua a mantenere la vetta della classifica con 10 punti, ma alle sue spalle incalza il gruppo delle inseguitrici guidato proprio dal Modica e ci sono 4 squadre a 9 punti. Il Comiso è a metà classifica con 5 punti, ma la squadra verde-arancio dovrà rivedere qualcosa se vuole puntare, come lo scorso anno, alla salvezza. Michela Sammito, la giovane modicana di 22 anni e Miss Mondo Cinema. La fascia è stata vinta ieri nel corso delle selezioni di Miss Mondo Vega Show Academy. Terza tappa, Villa Fortunio a Ragusa. Michela Sammito ha già vinto diverse fasce importanti, Miss Uella per Miss Italia a Caltagirone lo scorso anno, Miss Comiso e Miss Pozzallo, tanto per citarne alcune. Un'altra modicana ha vinto la fascia ieri sera di Miss Eleganza e la ventenne Valentina Iozia. Le due giovani modicane si sono qualificate per le selezioni regionali di Miss Mondo ad Enna. E prima di chiudere questa edizione del telegiornale vi ricordiamo che questo pomeriggio andrà in onda il Consiglio Comunale di Vittoria, seduta del 4 ottobre. Alle 16.15 trasmetteremo la prima parte della civica assise riguardante l'AMIU di Vittoria, la restante parte invece andrà in onda alle 20.45 subito dopo il telegiornale serale che torna alle 19.30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.